Eccoci qua nella incredibile pista del Castelletto di Branduzzo. Siamo nel pausa. Pronuncialo bene, per favore. Castelletto di Branduzzo. Siamo in pausa pranzo. Siamo accampati, io mi sono tolto lo scafandro. Ma infatti sei sei tenuto da casa praticamente. Ti riprendo anche te. Sì, ho dimenticato le pantofole, comunque. Anche dentro la pancia, se no. Ti vedi dentro la pancia. Invece sei bello tonico. No, in tutta. Tu sei che sei serio. Ricordiamo un po' tutta l'ambaradà. C'è un signore che gira con una moto di epoca. Sì. Noi siamo già usciti perché abbiamo già vinto la gara. No? Esatto. Sì, ci siamo interrotti un attimo perché è arrivata una telefonata. No, è arrivata una telefonata e allora, non so, abbiamo dovuto rispondere. Ma dici un po' che hai avuto un problemino tecnico. Sì, ho avuto un problemino tecnico. Quella curva là a sinistra. Il curvone a sinistra. Raschio sempre il cavalletto. Pensa che qua problema. Bisogna toglierlo. Spero che i meccanici riescano a fare il possibile, perché così non riusciamo a fare il tempo. Eh sì, poi bisognerà dare anche due clic alla forcella, perché minimo. Come minimo. No, per il resto va tutto bene, l'assetto è a posto. Il telemetrista è molto bravo, cioè, sì. Ci aiuta. Vedi che sta telefonando. Esatto, il nostro telemetrista, fidanzata. Comunque. È veramente professionale, non sei, no? E quindi... Niente, la pista è questa, adesso vediamo se riusciamo a scendere sotto l'1,20. Sì, bisognerà. 19 alto. Vediamo di recuperare quei 2 decimini, togliere il cavalletto. Eh sì, perché poi alleggerisci anche, quindi quei 3 grammi in meno aiutano. Okay. Bene. Okay. Siamo il pilota. Nella fase preliminare alla corsa. Un quadro all'occhio, vedi? Sì. No. Come si sente per questa gara al 100%? In che percentuale è? Ma oggi voglio dare il 110. Parti terzo, quindi la condizione fisica è buona. Sì, sono allenato. Perfetto. E niente, gambe. Yeah.
fatto, vediamo. Attenzione, all'interno. All'interno ne esce. E dentro, no? La perde. Battaglia. Potrebbe essere ancora in lotta col 125 o 2,5, non si capisce. La ripresa. Sta avvicinando, attenzione, sta recuperando. È a 4 decimi. Ormai ai suoi cubi di scarico. Sorpasso, attenzione, è dentro. Vediamo se la tiene. È dentro. Durate primo. Un po' largo qua. Piuma, eccolo. Primo, secondo e mezzo. Chiude bene. E dentro.
com'è che scegli salva? E come le chiudi bene le chiudi le curve? Insomma, un po' alla volta, dai. Oh, vabbè, la gara è finita. La gara è finita. Insomma, siamo al terzo e quarto. Sì, insomma, tu bene. Ti porti a casa un podio, non è male. Sì, insomma, no, sono contento, dai, della verità. Però adesso c'è la gara delle GT, mi sembra. Sì, adesso ci sono le... In serale. Le monoposto. Ah. Chi ha in testa? In testa mi sembra... Sembra la monoposto, ma sono staccati. Ma... Aia, questo esce. Ha quasi centrato il commissario, bene. Ah, si ritira questo? Si ritira, sì. Ah, vabbè, pazienza. Devo aver avuto un problema, dai. Mi sa che si ritira. No, continua. Attenzione, sembrava che per un momento anche la monoposto. Guarda come viaggia sta qua. Adesso ho preso il ritmo. Questo è un bel ritmo adesso. Diciamo che. Vieni a vedere il cofano di quello lì. Cofano aerografato, cioè quella ha disegnato il motore sopra. Chi? Guarda lui che c'ha il cofano aerografato che si vede il motore, cioè come se fosse il motore. Scusa, ma sono un attimo. Via come tira. Preso da. Questo era un 6 cilindri il motore. Che rumore fa? È il motore di un RU. Sembra una Formula 1. Secondo me è un 6 cilindri. 12 non credo. Questa qua è la retina, quella curva dove ti sei ingarellato con diciamo così, sì. Vabbè, con il CBR. Si è ingarellato con il CBR. Quando voi dovete regolare me lo dite che io faccio altrettanto loro gli altri giri. Sì, ma io devo regolare la di freni, perché mi sa che esce anche lui. Finita, ragazzi. Ha vinto. Ha vinto la monoposto. Escono sempre di qua, escono. E beh, è stata una giornata di gare, è stata una giornata. È andata bella stancante. Aspetta, facciamo così. C'è ancora batteria in quella stanza. Sì. Oggi è stata una giornata di gare, è stata una giornata intensa. Dove io e Salva. Si vede anche la faccia molto stanca, stressata, ma abbiamo soddisfatti. Questo trofeo. Terzo, quarto posto, insomma è andata bene, direi. Dai. Ci accontentiamo del podio, vediamo la prossima volta se riusciamo a fare meglio, d'altra parte. Sì, la gara. E niente, è stato un pomeriggio molto combattuto. Salutiamo tutti i nostri fan. Salutiamo tutti i nostri fan, soprattutto le nostre fan. Le nostre fan, che sono molte, abbiamo proprio un fan club. Esatto, su internet, iscrivetevi anche voi. E a questo punto vi salutiamo e vi salutano anche le nostre moto. Ducati e la Yamaha. Ciao ciao.